del gruppo. Ed eccoci alla partenza degli esordienti di secondo anno. Abbiamo visto in primo piano i corridori della Sidermec Riviera di Gatteo, Sidermec Riviera che poi la domenica successiva ha organizzato le gare sempre per allievi e esordienti di primo e di secondo anno a Villa Marina di Cesenatico. Queste le vedremo nella prossima puntata di Ultimo Chilometro. Siamo un po' stretti con tutte queste gare di questo periodo. Ricordiamo che a Cadilugo si è gareggiato il giorno di Pasqua, qui a San Mauro Mare invece il giorno di Pasquetta e poi tutte le altre di seguito ci hanno costretto a far slittare alcuni servizi, anche perché avevamo delle presentazioni che ci erano rimaste indietro, che vi faremo vedere al termine di questo servizio. Dopo di questo ci saranno anche i giovanissimi, perché anche loro hanno iniziato a gareggiare, e ci saranno le due presentazioni al termine, quella della Baracca Lugo e quella della Juvenes di San Marino. Vedete che il fiume Rubicone, che il gruppo costeggia in questo momento, è in piena per la grande quantità di pioggia caduta durante la notte, anche se il giorno della gara ha risparmiato un po' i concorrenti, perché sì, la strada era bagnata, era umida, ma però non ha sempre piovuto, quindi si è gareggiato anche bene. Qui qualche tentativo c'è stato, ogni tanto qualche allungo. In questa gara i concorrenti erano qualcuno in meno, infatti ne sono partiti 80 contro i 100 degli esordienti di primo anno, quindi 20 atleti in meno. Però qui si è avuta la conclusione a ranghi compatti e il vincitore è un vincitore in volata. Intanto vediamo i concorrenti passare per le vie di San Mauro Pascoli. Vedete anche qui l'assetto stradale è perfetto. Rotatorie che sono sempre pericolose, ma ormai i corridori, anche quelli più giovani, hanno imparato a destreggiarsi in mezzo a queste rotatorie, che poi qui nel caso di San Mauro Mare, di San Mauro Pascoli, sono molto spaziose, molto larghe. Qui vediamo un terzetto della Juvenes CIS di San Marino, evidentemente uno di loro ha forato e gli altri cercano di riportare in gruppo il compagno sfortunato. C'era anche una breve salitella che portava i concorrenti sopra il sovrappasso, ma una salitella che anche questi atleti 14enni riescono a superare agevolmente, perché la pendenza non è tale da impensierirli. Tra poco assisteremo alla volata, volata vinta da Andrea Vernetti, biciclette Marzano, anche qui vittoria di un extra regionale, lo vedete arrivare in questo momento. Secondo Alex Maroni del Velo Club Cattolica. Ricorderete Alex Maroni da giovanissimo e ha vinto tantissime gare e si fa valere anche qui tra quelli più grandi. Al terzo posto Francesco Gozzoli, un altro che va per la maggiore della Sidermec Riviera, poi Andrea Tommasini dell'Alma Juventus Fano, quindi al quinto posto Gianluca Montenero della Unione Ciclistica Foligno, sesto Mattia Monducci della Baracca Lugo, al settimo posto Leonardo Quagliani del Pedale Chiaravallese, ottavo Giacomo Giuliani della Ciclistica Recanati, al nono posto Gabriele Barbuto della Juvenes CIS di San Marino e al decimo posto Alex Celli della Fausto Coppi di Cesenatico. Ma siamo già con gli allievi che stanno per partire per la loro gara, per loro naturalmente il chilometraggio più alto, mentre gli esordienti di secondo anno hanno percorso 33 km 600 metri, la media di 35 914, gli allievi dovranno percorrerne 50 km e 400 metri. Gli
Gli allievi alla partenza erano 89 in rappresentanza di Fiumicinese Faita Adriatica, ben 14 gli allievi della Fiumicinese Faita Adriatica che anche quest'anno si presenta con grosse possibilità. Ricordiamo, l'anno scorso è stato un anno eccezionale per la Fiumicinese Faita Adriatica, che ricordiamo organizza anche questa gara di San Mauro Pascoli. Poi abbiamo il Corpus Club Cesena. Quindi la Winner Terranova Pedale Riminese, la Juvenes Cis di San Marino, la Virtus Villa Valmarecchia, la SCAT di Forlì, quindi abbiamo la Baracca di Lugo, poi la Alma Juventus Fano, il Pedale Chiaravallese, lo Sport Pesca, la Società Ciclistica Pesarese, la Gubbio Ciclismo Mocaiana, il pedale rossoblu, quindi la Rapagnanese, l'Unione Ciclistica Foligno, la Rinascita, squadra abruzzese, e la Pianello Cicli Cingolani. Vedete, altissima la velocità, anche in questa gara degli allievi si corre sempre sullo stesso circuito, naturalmente, un bel circuito che costeggia anche le rive del fiume Rubicone. Inoltre nelle campagne di San Mauro Pascoli, passando anche da Fiumicino. Gruppo allungatissimo in questo momento, grande velocità, e a questa velocità è difficilissimo evadere, è difficilissimo proporre delle fughe. Infatti il gruppo, vedete, è allungato, ma si può dire abbastanza compatto. C'è qualcuno tuttavia che tenta, vedete, questo è un corridore in maglia gialla della Fiumicinese Faita Adriatica, ha guadagnato circa 200 metri, ma in questo tipo di gare è difficile che riesca un attacco da lontano. È più probabile portare a termine un tentativo fatto negli ultimi chilometri di gara. Un buon finisher può prendere qualche centinaio di metri di vantaggio e poi mantenerli sino all'arrivo. E ricordiamo anche che le tre gare prevedevano dei traguardi volanti nella categoria degli esordienti di primo anno. Un traguardo volante è stato vinto da Christian Ioli del pedale riminese davanti a Labrozzi, quello che ha vinto la gara, e Di Giulio. Nel secondo ha vinto Francesco Labrozzi della Pennese, e con un leggero vantaggio su Ioli che aveva vinto il primo e Casadei della Banca Popolare. Tra quelli di secondo anno invece il traguardo volante è stato appannaggio di Silenzi, l'altro traguardo volante è stato vinto da Farneti della Baracca davanti a Onofri. E nella gara degli allievi, dopo che il correo di casa Lorenzo Tosi si era messo in evidenza con Mencarelli dell'Alma Juventus Fano, al traguardo volante, al terzo traguardo volante, vinceva facilmente un altro corridore di casa, Federico Pollini, davanti ai compagni di squadra Marini, mentre l'ultimo traguardo volante è stato vinto da Carboni della Pianello. E la gara è stata caratterizzata da continui attacchi che, data l'alta velocità, non ha permesso fughe di entità rilevanti. Quindi il gruppo si è presentato sul lungo viale d'arrivo compatto. Tra poco vedremo la bella volata di Glauco Castellani, corridore di casa, portacolore della Fiumicinese Faita Adriatica, che con la vittoria di questo suo pupillo ha messo a segno la prima vittoria del 2010. Quindi ce ne vogliono parecchie per arrivare al record dello scorso anno, ma chi ben comincia è a metà dell'opera. Quindi non gli è andata bene la prima gara disputata a Cadilugo, ma gli è andata bene la seconda, e poi, come vedremo nella prossima puntata di Ultimo Chilometro, gli andrà bene anche la terza, perché Castellani stesso vincerà anche la gara di Villa Marina di Cesenatico. Questo è il passaggio al suono della campana. Tra poco quindi volatone, qui c'è il gruppo, si è spezzato in due, vedete c'è un gruppetto che ha guadagnato qualche centinaio di metri.
un giro al termine, suono della campana, vedete Sarti, appassionato di ciclismo, che assiste a questa gara, e questa è la volata vincente. Oh, c'è anche una caduta, niente di grave. Comunque vince Glauco Castellani della Fiumicinese Fai Adriatica. Compie i 50 km, 400 metri alla media oraria di 40.764. Secondo Michael Dell'Onte della Pesarese. Terzo Gianmarco Serri, Re Artù Winner Terranova Pedale Riminese. Quarto Lorenzo Marinozzi della Rapagnanese. Poi Marco Guidi al quinto posto della Fiumicinese Fight Adriatica. Sesto Luca Masciotti della Unione Ciclistica Foligno. Settimo Fabio Tuzzi. Poi ottavo Bartolini, Francesco Bartolini, l'abbiamo appena visto alle premiazioni. Al nono posto Antonello Collecchia, pedale rossoblu, e al decimo Alberto Buono, anche lui della Juvenes come Bartolini. E da San Mauro Pascoli è tutto, ma io voglio ricordarvi ancora che da mercoledì prossimo, 21 aprile, tutte e due le trasmissioni, quella del mercoledì e quella del sabato, andranno in onda alle ore 21.